Domani alle 15.15 mister Torrente conteranno i fatti, perché si chiude il girone d'andata per il Gubbio in uno scontro salvezza che fallire potrebbe essere davvero esiziale contro la Fermana qui al Barbetti. Peraltro credo che la squadra debba dare delle risposte dopo l'opaca prestazione offerta a Riviera delle Palme. Sì, sono d'accordo, la squadra deve dare una risposta, perché nella mia gestione, anzi tolgo il forse, è stata la partita più brutta. E quindi mi aspetto una risposta, uno scontro diretto con una squadra che si chiude molto bene e riparte in contropiede, quindi bisogna fare una partita intelligente, usando la testa e cercando di sfruttare le occasioni che concederà la Fermana. Che prima risposta ha già avuto in settimana durante le sedute dai suoi ragazzi? Ma quella dell'attenzione, voglia di riscattarsi, ho notato grande applicazione cercando di migliorare soprattutto gli errori che sono stati fatti a San Benedetto, e quindi mi aspetto una grande prestazione dai ragazzi. Dovremmo aspettarci anche qualche variabile tattica rispetto a quello che si è visto in ultime settimane domani? Vediamo, poi in corsa può succedere, come è successo a San Benedetto, per cercare di fare qualcosa di diverso, però in questo momento, ma da quando sono arrivato, sto cercando gli equilibri e sfruttare le caratteristiche dei ragazzi. Poi dopo, alla fine del girone di andata e la prima del girone di ritorno, faremo le valutazioni anche sul discorso tecnico-tattico.